Mercoledì due donne kamikaze si sono fatte esplodere in un mercato della città di Kano, in Nigeria, uccidendo 14 civili e ferendone 60, come confermano fonti di Croce Rossa e Polizia. Secondo le autorità l'esplosione è avvenuta attorno alle 16, quando un'auto con a bordo 6 persone velate si è fermata vicino al mercato, facendo scendere due donne. Ero in piedi vicino al mio tavolo, dice questo testimone, quando ho sentito un fragore spaventoso e poi ho visto tutto quel sangue uscire dalla mia testa. Quando ho guardato in giro ho visto gente che correva per salvarsi la vita. L'esplosione segue di qualche ora quella avvenuta nella città di Yola, dove sono morte 34 persone e ne sono rimaste ferite 80. Entrambi gli attentati sarebbero da imputare a Boko Haram, gruppo fondamentalista islamico legato all'ISIL, che negli ultimi 6 anni ha fatto 20.000 vittime e costretto oltre 2 milioni di persone a fuggire dalle loro case.